Amici di Obiettivo Inter, andiamo subito a sentire chi c'è in linea. In linea c'è il vice direttore di FC Inter 1908, quindi vado a dare il benvenuto a Sabine Bertagna. Ciao Sabine. Buonasera. Ciao. Buonasera a tutti. Ciao Sabine, tra l'altro complimenti anche per i tuoi focus sempre dettagliati sul settore giovanile dell'Inter e talvolta è servito anche, io dico purtroppo perché mi piacerebbe che invece fossero dettagliati anche per altri. Quest'anno ho apprezzato molto delle tue precisazioni quando si è voluto far passare il settore giovanile dell'Inter come un settore giovanile che sfruttasse, tra virgolette, magari facendo riferimento a qualcun altro che l'ha fatto come il Barcellona che è stato sanzionato, solo giocatori stranieri. Su questo invece tu hai scritto in lungo e largo per specificare statistiche che smentiscono nettamente questo aspetto qui, vero? Esatto, sì. Sì, era uscito un articolo che dopo la prima partita della primavera vinta per 7-0 contro il Lanciano, praticamente denunciava la presenza massiccia di stranieri nel nostro settore giovanile. E tra l'altro l'Inter è una delle pochissime squadre che è riuscita a portare in primavera tantissimi ragazzi cresciuti dai pulcini. Se ci pensate, comunque è un percorso molto difficile perché comunque in primavera ormai arrivano giocatori che devono essere sempre pronti al salto, anche se comunque poi ci vuole del tempo, insomma non è così immediato passare dalla primavera alla prima squadra. Però ormai i settori giovanili, le squadre, insomma le primavere delle grandi squadre hanno comunque come obiettivo dei giocatori forti. Infatti io Sabine dico sempre che a volte paradossalmente il lavoro di un settore giovanile, come dicevi tu, partendo dalle categorie piccole e portandoli fino ad essere dei professionisti, poi magari a volte in Serie B o in Serie C, Lega Pro, si valuta anche più in quantità che in qualità, perché la qualità se ti nasce Xavi, Iniesta o Zenga, Bergomi e Ferri sei fortunato, se invece ne porti tanti a un livello competitivo o di professionismo vuol dire che sei anche bravo a crescerli. Certo, io ci terrei anche a citare i nomi di questi ragazzi perché si parla sempre di Federico Bonazzoli giustamente perché è poi sotto i riflettori anche perché è diciamo quello più indicato è già esordito in prima squadra, ma è quello più indicato per fare un percorso proprio in prima squadra. Lui ha iniziato nei pulcini, ma insieme a lui ci sono anche Di Marco, Di Gregorio, Palazzi, Sciacca, Della Giovanna, Rocca, tutti questi ragazzi hanno iniziato nei pulcini. Quest'anno veramente Sabini è una primavera che dà spettacolo. Noi stiamo vedendo una formazione, siamo stati anche un po' in difficoltà perché per esempio Steffè, campione d'Italia col Chievo, dice lo mettiamo titolare, però poi non mettiamo Palazzi, mettiamo Rocca o mettiamo Gnucurì, mettiamo Bonazzoli o mettiamo Puskás o Ventre. Poi c'è Appia che si sta mettendo in mostra anche davanti e tanti giovani italiani che tu citavi, e qui è un lavoro che parte da lontano, perché per esempio con Toir tante volte si dice il settore giovanile deve essere valorizzato, è importante, è un punto fermo, però questo è un lavoro che ha più di un decennio e non è un caso che Piero Ausilio è uno dei prodotti principali forse di questo settore giovanile, ma poi ho citato prima Casiraghi, Samaden, c'è un'organizzazione strutturata che ha fatto sì che Giavarro, sì. l'Inter fosse presa esempio anche in Europa come scuola, giusto? Esattamente, sì, l'Inter come filosofia ha sempre abbinato, diciamo, la crescita, lo sviluppo nell'attività di base, quindi proprio a partire dai più piccolini. E ha abbinato a questa, diciamo, all'investimento nell'attività di base una ricerca, uno scouting mirato per pochi giocatori che poi vanno a completare le diverse cose. Chiaramente per i più piccolini non c'è questo discorso perché fino ai 14 anni poi si cerca, cioè, non possono giocare fuori dalla propria regione, Dalla quindi propria i regione. 14 anni sono prevalentemente ragazzi della Lombardia. Sì, infatti parlavamo anche di questi centri, no? Che sono anche in tutta Italia, i centri appunto di formazione, no? Dell'Inter. Sì, prima di lasciarti a qualche curiosità dello studio, no? Volevo anche chiederti appunto questo nella squadra di oggi.
a parte quei nomi che hai citato, se tu sei spesso, no, anche allo stadio, quest'anno ricordiamo a Sesto, quindi un piccolo spostamento per chi segue la primavera dal centro Giacinto, certo, Facchetti allo stadio Breda di Sesto. Chi è più tra i ragazzi oggi nella primavera più pronto? Perché quest'anno soprattutto in attacco forse ci sarà necessità, però poi con una stagione lunga, con le tre competizioni, Mazzari inevitabilmente li inizierà a convocare. Negli anni scorsi abbiamo visto i Don Corr, Mbaì, giocatori che adesso sono a metà tra i titolari o nella rosa dell'Inter, e qualcuno che si sta affacciando. In queste partite che stai vedendo, te la senti di sbilanciarti su qualche nome in particolare, 1-2 oppure no? Ma secondo me un altro giocatore della primavera che verrà prima o poi inevitabilmente convocato è Camara, perché comunque ha delle qualità, una potenza, ha comunque dimostrato e sta dimostrando buone cose. Adesso nelle ultime partite non ha giocato. Io per esempio sono andata a vedere la partita di Coppa Italia contro il Lanciano e devo dire che in generale tutta la squadra di Vecchi mi ha impressionato tantissimo per l'aggressività. Stiamo vedendo Gaston Camara, eccolo qua in foto, tra un po', esatto, lo vedrete. Eccolo qua. quindi Camara, poi non so se c'è qualche curiosità dallo studio, poi prima di salutarti una mia ultima domanda. Ok. Scuole? Sì, ho una curiosità, chiedevo... Innanzitutto saluto Sabine, che è una mia collega e ci tengo a salutarla. Ciao Pasquale. Ciao Sabine. Volevo chiedere a Sabine, e tu che segui sempre insomma la primavera, hai fatto il nome di Camara, però mi piacerebbe anche tirarti in ballo su un altro giochino. E ci sono Puskas e Bonazzoli entrambi nel giro della prima squadra. Su chi dei due scommetteresti di più? È una bella domanda, nel senso che se guardiamo i numeri di Puskas quest'anno sono imbarazzanti in senso positivo, nel senso che ha già segnato 9 gol su 20 totali segnati dalla primavera in campionato. E secondo me comunque tra i due io scommetto ancora su Bonazzoli. Quindi Federico, cioè, Bonazzoli... Secondo me, sì. Sì, sì, in prima squadra, cioè io comunque per il giocatore che è, per il giocatore che sta diventando e per come sta lavorando, secondo me è un percorso che lui si sta meritando e spero veramente che Mazzari gli dia un'occasione vera poi per dimostrarlo in una partita. Poi Sabine, noi siamo abituati a giocatori di grande talento, ma anche con la po' Fumantini, no? I Balotelli, destro, giocatori di grande estro, però anche con un carattere così particolare. Bonazzoli è un ragazzo con la testa abbastanza a posto, lo possiamo dire? Oh, sì, sì, Bonazzoli è un ragazzo con i piedi per terra, comunque dà un grandissimo valore al lavoro e per lui sono stati tanti sacrifici, perché poi noi vediamo magari il risultato finale, ma sono anni di sacrifici, di tempo libero che non hai. E lui l'ha fatto nel migliore dei modi, è chiaro che ha sicuramente delle doti e delle qualità che lo hanno aiutato. Se voi lo vedete muoversi sul campo della primavera è comunque di un altro livello, cioè si muove a dei movimenti di un attaccante davvero da primissima squadra. Da prima squadra, impressionato tra l'altro anche i compagni di reparto più grandi, no? Lui dice che con Icardi ha trovato già a livello anche di rapporti umani un feeling quando quest'estate si sono allenati insieme. La mia ultima questione, Sabine, importante io credo sottolineare, è anche quella che l'Inter a volte, secondo qualcuno anche diciamo non positivamente, si distingue per questa poca mediaticità, anche a livello di pubblicità, di quando ci sono degli aspetti molto positivi da sottolineare come questo del settore giovanile. C'è qualcun altro che magari esalta un colpo singolo dietro al quale però c'è poca sostanza. E il lato etico del quale Moratti, no, ha sempre fatto una bandiera, per esempio, io so, e tu l'hai scritto tante volte, che nel settore giovanile dell'Inter se si arriva a parlare di certe cifre si va con i piedi di piombo, è importante anche la crescita dal punto di vista culturale dei ragazzi, la scuola, una certa educazione, certo, e soprattutto il fatto che
i soldi devono essere trattati in un certo modo, cioè non è che quando arriva il procuratore che vuole tirare la corda, a prescindere un ragazzo a 15 anni va preso. Su questo che cosa ti senti di aggiungere? Ma io credo che questo sia un discorso giusto, nel senso che comunque l'Inter, il settore giovanile dell'Inter, ha questo tipo di filosofia, lo porta avanti da sempre, lo porta avanti soprattutto con dei risultati concreti, nel senso che comunque negli ultimi anni i risultati sono sotto gli occhi di tutti, i finali, gli scudetti vinti, i trofei, e non contano solo quelli. Secondo me è un profilo basso, quando si parla di ragazzi è una cosa che è più, diciamo, è più pertinente come atteggiamento. Sicuramente non è un atteggiamento che ha la seconda squadra di Milano, se bisogna andare a fare le pulci a qualcuno sul settore giovanile, perché se citiamo un esempio su tutti, quello di Mastur, che è un ragazzino che l'Inter aveva seguito diciamo per tanti anni, e poi è stato preso dal Milan a cifre veramente fuori dall'ordinario. E per questo ragazzino il Milan ha fatto tantissima pubblicità, però al momento non ha ancora dimostrato molto, perché ha giocato poco, ha avuto degli infortuni, è stato soprattutto, diciamo, un simbolo mediatico. Io ci, se posso, ci voglio, sì, Kevin, ci tengo. Buonasera Sabine. Buonasera. Intanto ci tengo a farti i complimenti, perché hai detto esattamente quello che è la filosofia Inter a livello di settore giovanile quest'anno, e si vede il tuo lavoro, si vede che sei presente, si vede veramente, sono colpito in positivo per tutto quello che hai detto, che sono delle cose che anch'io ho il piacere di poter vedere, di poter condividere, quindi complimenti. E poi volevo completare quello che ti dicevi tu prima sulla filosofia Inter, perché è importante, e tu mi confermi, mi appoggerai, è importante non solo trovare, diciamo, il ragazzo a 14 anni che è bravo, ma è importante la gestione dietro nel suo percorso. Certo. Come dicevi te, per Mastur il Milan ha provato un bluff mediatico, un bluff di marketing che l'Inter non ha provato, per esempio, con Bonazzoli, ed ecco magari perché Bonazzoli oggi ha molta più prospettiva. Sì, cosa ne pensi? Sono assolutamente d'accordo e mi dispiace per Mastur, perché credo che comunque le qualità le abbia, però questo essere stato messo al centro dell'attenzione subito lo ha sicuramente penalizzato, perché a quell'età la pressione da gestire è veramente difficile se non hai, diciamo, una serenità, una calma interiore, o comunque qualcuno che anche ti in qualche modo ti fa capire che bisogna stare con i piedi per terra, perché purtroppo tantissimi ragazzini dimostrano molto a 14-15 anni, poi però si perdono, non tutti arrivano a fare i giocatori professionisti, questa è una verità che purtroppo bisogna raccontarli. Certo. Grazie Sabine per essere stata con noi stasera. Grazie a tutti voi, buonasera. Ciao Sabine, speriamo di averti anche presto in studio. Kevin, stavi aggiungendo qualcosa? No, perché mi veniva in mente anche, per esempio, no, a livello mediatico, sì, si dice 80 milioni di euro, l'Inter negli anni scorsi ha preso tanti giocatori, quest'anno magari si dice dobbiamo trattenerli di più i nostri giovani, però se l'avesse fatto qualcun altro, no, 80 milioni per fare calciomercato dal settore giovanile, questa non è una risorsa, è qualcosa. Sì, però alla fine se facciamo oggi i numeri, quella che è la realtà oggi in Italia e in Europa, con tutti questi soldi spesi, il Milan cosa ne ha ottenuto? Voglio dire, noi dicevo l'Inter con le sue cessioni di giocatori, che poi pochissimi poi hanno fatto carriera da Inter. Beh, scusa, oggi non è un caso se l'Inter però è il numero uno dei centri di formazione in Italia, non solo per i risultati che ha avuto, ma come l'ha detto Sabine, per la qualità di quello che è il suo lavoro. Oggi vedi dei ragazzi, quanti ragazzi oggi che hanno fatto il percorso nel centro di formazione nerazzurro giocano in Serie A, giocano in Europa, e quanti quelli magari degli altri stanno anche loro giocando in Serie A o negli altri campionati. La differenza non è
di uno o due giocatori, è tanti, perché sono tanti ex interisti che stanno giocando anche in club importanti in Italia e in Europa. Quindi bisogna valutare, è vero, potremmo anche utilizzarli noi, però alla fine hai anche un ritorno di immagine. Li utilizzeremo noi. Che utilizzeremo anche per noi. Tra l'altro un argomento molto attuale è quello, sempre a proposito di riforme federali, è quello di avere o seconde proprietà o seconde squadre, che sono argomenti molto importanti, però comunque sono concetti diversi che spesso non vengono specificati. La seconda proprietà è una squadra che può avere la stessa proprietà, come dice appunto l'espressione stessa, invece le seconde squadre era l'auspicio di tanti, che poi magari non sarà così perché non è passata la linea di Albertini, cioè di avere delle squadre appunto B, come in altre leghe europee, in cui possono crescere, possono avere un passo in più. Stramaccioni per esempio ha sempre detto che sarebbe la strada ideale di avere una seconda squadra che fa per esempio il campionato di B o soprattutto di C. Parleremo anche di questo, perché l'Inter la sua seconda squadra un po' se l'è creata quest'anno con il Prato, e vedremo dei giocatori in prestito, vedremo l'Inter in prestito, l'abbiamo chiamata tra poco. Però Erika, sentiamo, abbiamo anche qualche parere da casa. Da casa, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? 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 Sì, buonasera. Buonasera, Rino d'Arezzo. Buonasera a tutti e forza Inter. Ciao, sempre forza Inter. Ciao. Benvenuto. Buonasera. Volevo dire due cose. Sono contento per il settore giovanile, perché dal momento che abbiamo dei giovani interessanti, raramente li potremo vedere in prima squadra con un allenatore come Mazzarri, che fa giocare sempre Guarin, che ahimè dopo la batosta di domenica non ci sono più parole, e tanto più dopo la sua dichiarazione in conferenza stampa ha detto che perdere soltanto 4-1 ha limitato, sì, i danni. Ti fermo un attimo, perché non si è accorto, stavamo, che la squadra in 10 era a Prandelli. Va bene, è chiaro il concetto, però non stiamo parlando della partita o di una partita in particolare, stiamo affrontando stasera un tema. Proprio per il settore giovanile, dal momento che abbiamo dei giovani interessanti, sarebbe anche l'ora che qualcuno venga portato in avanti e fatto giocare a posto di certi giocatori pagati e strapagati che in campo non danno niente. Qual è il giovane della primavera che ti ha colpito di più? Ma si stava parlando del difensore africano, Bahie, anche dell'attaccante Puskas. Adesso ti stiamo facendo vedere al di là della primavera l'Inter in prestito, cioè i giocatori dell'Inter cresciuti nell'Inter che oggi sono in giro per l'Italia. Quindi Bardio, Di Gennaro in porta, Biraghi e Bandini, Pasa e Bianchetti, c'è anche Spendlofer, Chris Edic, Duncan, Benassi, Laxalt, Bessa, Longo e Botta. Questo può essere un 11, ci sono anche alcune riserve. Secondo te per esempio Ruben Botta è un giocatore che quest'anno nel Chievo deve confermarsi a livello alto, medio alto? Sicuramente potrebbe fare molto bene in una squadra che lotta per certi traguardi, perlomeno per la salvezza in Serie A, e quindi ha possibilità di giocare. Però ci vogliono anche gli allenatori che abbiano il coraggio a volte di insistere su certi giocatori e farli giocare. Dal momento che sono proprietà dell'Inter, si può dire a costo zero, e non fa giocare fenomeni chiamati da tante altre parti che poi in campo non danno niente. Sì, l'ultima domanda ti volevo chiedere, tra Dodò, Hernandez, che ho chiamato il profeta, ma per l'amor di Dio. Ma i quattro giovani che abbiamo nominato inizio trasmissione, qual è il tuo preferito, per esempio? Quelli che già ormai sono in prima squadra, tra Dodò, Kovacic, Icardi e Juan Jesus? Ma tutti e quattro vanno bene. Non c'è un... Cioè per te giovane è bello, a prescindere? No, l'importante è che sia bravo e che sudi in campo, che corra dietro il pallone, dietro l'avversario. Okay. Quello va a merito soltanto di onorare quella maglia, perché se no tutte le volte siamo sempre derisi dagli amici dell'altra sponda e dell'altra parte del Po. E quindi come interista mi sento un pochettino a volte, come domenica, umiliato da tifoso. Dopo l'avevano fatto loro 4 anni fa, quello che ha fatto l'Inter vincendo il triplete, e ancora ne parlavano, e hanno fatto i francobolli commemorativi. Ecco, l'Inter appunto, invece è una signora spada in tutto e per tutto, dal presidente all'ultimo magazziniere della squadra. Grazie per il tuo intervento, ti ringraziamo e ti salutiamo. Grazie. Arrivederci, buonasera. Ciao. Buona serata. E quando c'è una sconfitta in campionato, anche se si fanno le trasmissioni tematiche, a volte è quella che riemerge, è inevitabile. Però stasera l'avevamo specificato, anche
invitiamo insomma a fermarci su questo, perché stiamo facendo appunto un approfondimento, come ce ne saranno altri obiettivo Inter, e poi naturalmente avremo tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle 22:30 a mezzanotte e mezza per parlare naturalmente dei temi di attualità. Stasera è un'eccezione, di solito non facciamo così, però ci sembra anche il caso, visto che il talk show diciamo dell'interista è una cosa nuova, perché in tutta Italia non c'era mai stata una trasmissione dedicata tutte le serie in chiaro solo ai colori nerazzurri. Di tanto in tanto è anche, credo, importante fare degli approfondimenti, perché abbiamo il tempo, e quindi di allargare il nostro obiettivo su un argomento in particolare come può essere quello del calcio giovanile. Riprendiamola però questa grafica dell'Inter in prestito, abbiamo detto così, voglio sentire Luca, Fulvio, Kevin e Pasquale di questi giocatori. Prima abbiamo detto il giovane che può arrivare in prima squadra, invece di questi che può tornare, perché questi sono ad oggi in prestito, li rivediamo tra poco l'Inter in prestito. Luca? Ma sicuramente è una predilezione per Duncan. Io ho visto, anche se l'anno scorso è stato molto altalenante. Questa è la festa Inter TV, non c'entra in questo caso l'Inter in prestito. Ma anche se il rendimento del giocatore l'anno scorso è stato altalenante, Livorno ha fatto una prima parte di stagione buonissima, una seconda parte abbastanza mediocre. Io credo molto in questo giocatore e penso che possa rientrare. Vabbè, a parte Botta, che è stato un acquisto, un prestito unicamente per farlo giocare, perché poteva avere poco spazio con quei tre lì davanti. Bisogna però focalizzarsi sul fatto che la mentalità dell'Inter o di tutte le squadre italiane sia cambiata rispetto a 5, 6, 7 anni fa. L'Inter ha sempre avuto un ottimo settore giovanile. Viene l'esempio di Pasquale, che è un prodotto del settore giovanile, nel senso che comunque ha fatto la sua discreta carriera in Serie A. Di Bonucci, destro. La problematica è il vento che cambia economico, nel senso, prima l'Inter poteva permettere, l'Inter e altre squadre a livello dell'Inter poteva permettersi di andare a prendere il top player in Europa, in Spagna, in Brasile. Adesso, non essendoci più questa possibilità di poter competere con altre società a livello europeo, ma anche mondiale, di andare a prendere quel top player, per forza le squadre italiane di un certo livello, tipo l'Inter, tipo anche la Juve e il Milan, devono decidere che tipo di strategia societaria prendere, cioè se prendere il giocatore cosiddetto a fine carriera, per utilizzare un termine carino, o se no, se scoprire e mandare per la squadra elementi validi del settore giovanile. Ecco, l'Inter ha fatto questa scelta, che penso sia la scelta più oculata per il futuro di una società più lungimirante. Sì. Sentiamo che ne pensano altri amici da casa, sperando che ci vogliono, insomma, si rimanga sull'argomento. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Sì, ciao, come ti chiami? Sono Giuseppe. Ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe. Innanzitutto mi ha fatto un piacere vedere questa trasmissione nuova su questo canale, che l'anno scorso invece facevano altre trasmissioni sportive. Comunque poi mi ha detto la signorina che parlate sempre dell'Inter tutta la settimana, è sempre, cioè, una cosa bellissima per me che sono interista, una cosa nuova, e dove quest'anno speriamo di scoracciarci bene e che vada tutto bene. Comunque, tornando, mi ha detto che si parla di giovani. Sì. Allora, il discorso che ha fatto quel signore poco fa, adesso che non so il nome perché non conosco ancora, è la prima volta. Luca Barbesta. L'Inter quest'anno ha puntato sui giovani, sì, invece che su quel giocatore fine carriera e tutto quanto, per sminuire l'età, e va bene tutto quanto. Tanto il discorso è uno solo. L'Inter in questo momento, e io penso anche per, mi spiace dirlo, ma è così, per altri 2, 3, 4 anni non vincerà nulla in Italia specialmente. E anche fuori, perché purtroppo paghiamo ancora i resoconti dopo i triplete, paghiamo tutti gli sbagli, tutti i problemi finanziari che ci sono stati. Allora, se questa è quella questione, noi terzi ci mettiamo il cuore in pace, però vogliamo vedere a questo punto i giovani che abbiamo, perché una volta la primavera dell'Inter è stata grande 3 anni fa, quando hanno vinto con Stramaccione, hanno vinto tutto, ecco, e abbiamo smantellato completamente, non si è visto nessuno. Bene. Adesso che questa primavera sta di nuovo dando buoni risultati, a quello che sto vedendo, sì, non quella formazione che ora mettete voi, ma quella che sta giocando adesso, comunque, ecco,
di prelevare questi giocatori. Io non dico tutti, perché è impossibile farli giocare tutti in una squadra, perché si rischia poi veramente... No, il concetto è chiarissimo, però quello che ti chiedo, quando gli allenatori di turno, perché non è solo il caso attuale, ma è stato anche il caso in passato, per esempio Stramaccioni veniva da una vittoria in Next Generation Series, quindi la prima Champions League, no, dei giovani, vinta proprio dall'Inter. Tante volte si dice, ma come l'Ajax ha 7/11 titolari di quella squadra, l'Inter no. Poi bisogna vedere questi giocatori però se trovano spazio da altre parti, se è un problema solo di Inter. Quando poi però si chiede come società e come obiettivi normali di una società come l'Inter di arrivare, non so, almeno in Europa, quest'anno di cercare di avvicinare il terzo posto, di puntare al terzo posto, come si può secondo te bilanciare le due cose? Cioè, mettere anche un po' di forze fresche e contemporaneamente però essere competitivi. Non pensi che se schieriamo un blocco di giovani si finisce per rischiare, non dico retrocessione, ma risultati molto scadenti, non all'altezza dell'Inter? Perché tu dici, vabbè, ma non stiamo raggiungendo risultati come lo scudetto. Però comunque l'Inter deve arrivare comunque sempre nelle prime tre, nelle prime cinque. L'Europa deve essere un obiettivo minimo. Sì, l'obiettivo minimo è senz'altro il terzo posto. Che ci prefissiamo, non so se ci riusciremo, perché da quello che sto vedendo e dalle squadre che ci sono anche in giro, non lo so. Comunque il terzo posto, certo, io firmerei subito per il terzo posto quest'anno, anche molti interisti come me. Però per fare una squadra equilibrata che dia soddisfazione al tifoso, almeno dal punto di vista proprio del gioco, di un qualcosa che si muove, perché qui non vediamo niente. I giocatori che arrivano all'Inter e si siedono sul divano e aspettano uno stipendio e vivono così. Cioè, non, quindi la fame, tu richiedi più voglia, più fame. Lo so, ma la fame viene anche mangiando, ma se tu non gliela dai il cibo, come fa questi qui a mangiare? Allora, nei ruoli dove noi abbiamo deficit, specialmente, si diceva il signore un po' all'inizio che c'è questo Bayet, questo giocatore qui, io non so se è inferiore ai quattro esterni che l'Inter ha, perché sinceramente quei quattro esterni che l'Inter ha, io non so se giocherebbero nella Juventus, nel Milan, nella Roma e nella Fiorentina. Allora, visto che sono abbastanza mediocri, tutti e quattro, compreso anche Dodò, perché è anche giovane, però è ancora inesperto, è qui che dobbiamo puntare questo Bayet, se veramente vale. È 3 anni che è all'Inter e lo vedono. Che cosa stanno a aspettare? Con lui anche un altro giocatore in un ruolo che a noi serve, non so, a centrocampo oppure in attacco, ma che vengono fatti giocare continuamente. 2-3 giocatori, non di più, insieme inseriti in un telaio di costruzione di gente esperta. Quello sì, possibile che l'Inter non possa fare questo lavoro, e non è possibile. Tanto guardate, il terzo posto è difficile, se lo raggiungiamo, se no no, ma almeno che puntiamo su questi giocatori che stanno venendo, se no perdiamo un altro anno aspettare di qua di là, poi in prestito spariscono e vengono fuori Destro, Longo, che abbiamo dato e non vengono più indietro, che fanno carriera in altri posti. Cioè, non è possibile. Sono d'accordo con quel signore lì che dice di inserire quel Bayet lì, anche se giocherà male una o due volte, ma 3-4 volte giocherà bene, come fanno gli altri, Nagatomo e compagnia bella, cosa fanno? Chiarissimo, una volta giocano bene, due volte giocano male. Chiarissimo, e insistere lì, 2-3, non di più, migliori, Bonazzoli, Puskas e Bayet, già questi qui. Bonazzoli, Puskas e Bayet, devono avere più spazio. E poi questo Palazzi che dite voi, che io non conosco, è sciacca. Alternati a una... Ma ci vuole allenatore bravo, signori miei, al calcio ci vuole allenatore bravo. Ti ringrazio, grazie per aver chiamato. Tra l'altro noi abbiamo delle formazioni che andiamo a riprendere tra un po', anche per rispondere al nostro amico da casa, perché sembra che poi dietro questa squadra titolare ci possano essere subito questi. In realtà per ogni ruolo l'Inter ha creato quest'anno una rosa che, anche con i giovani, ne abbiamo visti 8-9, hanno le loro alternative, quindi non è sempre semplicissimo. Attenzione, perché... Michele, l'alternativa, eh? Attenzione alternative. Ho capito, se tu mi parli per esempio, non so, di Vidic, di Ranocchia, di Juan come di titolare, D'Ambrosio, e poi Jonathan... dietro, no, sto parlando di tre centrali per esempio, c'è Campagnaro, Andreolli, se gioca sciacca è un livello diverso da questi qua, quindi bisogna andare con i piedi pombo, però dobbiamo andare con i piedi in pubblicità, non piano, e poi naturalmente approfondiremo questo discorso, vedremo anche quello che è il... dell'Inter in prestito, no? Il discorso del Prato, perché ce ne sono tanti che magari hanno ancora un gradino in più da fare di giocatori dell'Inter, però tra pochissimo. Però nel frattempo un po' di storia di Odeon TV del passato. E qualche spot, rimanete con noi. Dream.
nuovo NX Hybrid. Welcome to the world of amazing. Scoprilo anche domenica 5. Io sono Steve Sachs della Cambridge University. Benvenuti al quarto appuntamento con l'alba del calcio. Dunque, il tempo passa e... quante zanzare. Uffa, le zanzare. Che noia le zanzare. Beh, l'uomo preistorico cerca quindi un posto dove buttare la palla, altro grande problema che risolse nella notte dei tempi. Era uso in quel tempo, da parte dei cacciatori, costruire grandi trappole per mammut proprio alle estremità di vaste pianure, dove la selvaggina era più abbondante. Proprio in quelle pianure prese sviluppo il germe del calcio. Un fatto insolito accadde. Un primitivo infilò quasi per sbaglio la palla in una trappola in costruzione con un destro micidiale. I giocatori furono talmente investiti dall'entusiasmo che deputarono quel luogo meta ufficiale della loro palla.